Il cimitero del reclusorio di Santo Stefano, eccolo qua. Vedete, ci sono delle tombe. Le hanno ora identificate, hanno messo anche il cartellino. Molti hanno solo la data di morte e non quella di nascita, ma con mia grande meraviglia trovo qui questa tomba con scritto il nome di Gaetano Bresci, l'anarchico che attentò e uccise Umberto I, cosiddetto Re Buono, che poi non è stato tanto buono perché nel 1890 fece sparare addosso alla folla, ai poveracci di Milano e in seguito alla rivolta per il pane. E gli fece sparare dal generale Bava Beccaris e Gaetano Bresci partì dagli Stati Uniti proprio con l'intenzione di attentare ed uccidere Umberto I. E quello che si sa è nei racconti che la vulgata ufficiale vuole che Gaetano Bresci si sia impiccato, ma in realtà dicono che lo hanno praticamente ucciso con il cosiddetto Sant'Antonio, cioè gli hanno tirato addosso una coperta e giù colpi fino a finirlo, ad ammazzarlo. Non si era mai trovata la tomba. Io ricordo che il compianto sindaco di Ventotene, Beniamino Verde, diceva che forse era stato sepolto lungo le mura del reclusorio. Anche qui i dati ufficiali dicono che sarebbe, o vulgata anche questa, dice che sarebbe stato seppellito in mare, gettato in mare. E ora con grande meraviglia io trovo qui questa tomba con la targhetta con su scritto Gaetano Bresci. 22 maggio 1901. A dire il vero, questa è l'unica tomba sulla quale ci sono dei fiori, sono delle piantine con dei fiori e poi anche un roseto. Quindi questa tomba qui si distingue un po' dalle altre perché adornata da fiori, da piante che poi appunto fioriscono. Ecco, questo è un po' quello che si vede. Ripeto, la gran parte delle targhette recano la data di morte e non quella di nascita, evidentemente perché quella lì è rimasta incerta. Ecco qui.